Fabrizio Frizzi, ultime news, Carlo Conti svela che è stato dimesso dall'ospedale. Fabrizio Frizzi dimesso dall'ospedale dopo l'ischemia, le parole di Carlo Conti. Sono buone le ultime news che trapelano sulle condizioni di salute di Fabrizio Frizzi, colpito negli scorsi giorni da un'ischemia. Dopo il silenzio optato dai familiari, molto attenti alla privacy del conduttore, e dopo un po' di preoccupazione preventiva, nelle ultime ore è stato ancora l'amico Carlo Conti a dare notizie tranquillizzanti sull'amico. Fabrizio sarebbe stato dimesso dall'ospedale policlinico Umberto I di Roma e starebbe proseguendo la riabilitazione da casa. Il presentatore fiorentino, che ha sostituito temporaneamente il collega al quiz show L'Eredità, è intervenuto alla Vita in diretta, collegandosi con Marco Liorni e Francesca Fialdini dagli studi di Tale e Quale Show. Carlo Conti, l'ultimo intervento sull'amico e collega Fabrizio Frizzi, a casa ci sta seguendo, lo abbraccio forte. Il conduttore toscano, collegandosi alla Vita in diretta dagli studi di Tale e Quale Show, ha avuto un bel pensiero per il collega. Ma soprattutto ha affermato che l'amico è rientrato a casa, facendo intendere che le sue condizioni starebbero migliorando. Queste le parole di Carlo Conti a casa ci sta seguendo, lo abbraccio forte, torna presto. Rimane ora da capire quando Frizzi si riprenderà al 100%. Tanti fan, infatti, dopo lo spavento, sono già in trepidante attesa per sapere quando rivedranno il presentatore di nuovo in sella all'Eredità. I più positivi ipotizzano un suo rientro già a gennaio. La verità è che al momento non si sa nulla di certo e che Fabrizio e i familiari stanno pensando prima di tutto alla salute e poi agli appuntamenti lavorativi. Fabrizio Frizzi, l'ischemia e i messaggi di sostegno. Frizzi è stato vittima di una lieve ischemia il 23 ottobre, mentre stava registrando le puntate dell'Eredità. Inizialmente sui media si è parlato di gravi condizioni, ma fortunatamente con il passare delle ore l'allarme rosso è stato declassato ad una situazione meno grave. Nelle ultime ore Fabrizio sarebbe così stato dimesso. Appena dopo il suo ricovero in tanti lo hanno sostenuto, fan, colleghi, amici e familiari. Questi ultimi hanno mantenuto il massimo riservo sulle sue condizioni di salute, per vivere una situazione tanto delicata nella privacy assoluta. Tra i suoi amici più cari dello spettacolo ricordiamo gli interventi dell'ex moglie Rita Dalla Chiesa, di Antonella Clerici, di Patrizia Mirigliani e del già citato Carlo Conti, a cui se ne sono uniti molti altri.